Andiamo a effettuare un'esercitazione tra quelle proposte da Malware Traffic Analysis. Scarichiamo l'ultima disponibile, sia il pickup che le domande e risposte. Andiamo a mettere il pickup dentro la cartella pickup. E avviamo Zeek e Suricata. Ecco, è possibile vedere tutti i file e i log generati da Zeek nella cartella di log. Nel frattempo Suricata ha terminato e vediamo che è possibile andare a vedere i log di Suricata dentro al file di eve.json. Apriamo Kibana. Vediamo che nell'indice pickup opticum original timestamp non c'è niente negli ultimi 15 minuti perché questo indice utilizza il timestamp originale del pickup. Questo pickup è stato fatto il 2 dicembre. Nell'indice pickup opticon invece vediamo che come timestamp di indicizzazione abbiamo quello di quando abbiamo eseguito Zeek e Suricata, quindi l'ora attuale. Facciamo un filtro per vedere tutti i log generati da Suricata. Andiamo a visualizzare qualche colonna che ci può essere utile per avere una visione di insieme, per esempio gli IP sorgente e destinazione. Eccole. Vediamo che ci sono diverse firme di richieste e certificati sospetti. Filtriamo l'IP 1.2 perché da documento di esercitazione è il domain controller e vediamo che tutti gli altri contatti sono da parte dell'IP 1.101. Probabilmente è l'host infetto. Rimuoviamo il tag Suricata e guardiamo tutti i log generati da Zeek. È possibile effettuare i filtri anche andando direttamente a scrivere nel campo delle query. Qui sono visibili tutti i vari log generati da Zeek. Cliccando su Visualize è possibile vedere tutte le varie tipologie di log che abbiamo e sicuramente uno interessante è quello di Zeek NTLM, il protocollo di rete per l'autenticazione LAN. Da questo log possiamo andare a vedere l'hostname della nostra macchina e anche l'username dell'utente. Mr. Natural DC è invece il domain controller, il computer sull'host su quale viene fatta la richiesta. In Zeek, nel log di con, vediamo che sono loggati anche i MAC address, sia l'originator che la destinazione. Questa è la destinazione, la sorgente, che è visibile qui.
Quindi possiamo rispondere alle prime domande. Vediamo l'IP, il MAC address, che coincide, l'hostname e l'account. Andiamo a vedere come estrarre anche la data dell'infezione. Torniamo su Suricata. Siccome qui stiamo guardando il timestamp dei dati indicizzati, andiamo a vedere invece l'altro campo, quello del traffico di rete individuato dal pickup. Ordiniamo. Vediamo la data, il 2 dicembre alle mezzanotte 41, l'ora del locale del mio PC. Per vedere l'ora UTC, quindi non convertita, andiamo a vedere il dato originale nel JSON, cerchiamo il campo timestamp. E vediamo che effettivamente l'ora UTC corrisponde con quella dell'esercitazione. Ora dobbiamo trovare l'hash del file scaricato da quell'IP. Questo è molto facile. Andiamo a scrivere l'IP e vediamo tutti i log che troviamo. Andiamo ad aggiungere i tag. Abbiamo i log di connessione, HTTP, DNS e file. In HTTP vediamo l'URI della richiesta e anche l'hostname. Nel file invece vediamo che è un file eseguibile, questo è il path dove FIC è stato estratto e abbiamo sia l'MD5 che SHA-1. È possibile andare a vedere il file nella cartella logs FIC extracted files. Questi sono i due file estratti da questo pickup. Sono file eseguibili, quindi contengono malware, quindi bisogna porre particolare attenzione se si sta usando una macchina Windows perché cliccando si esegue il malware. La richiesta è sul SHA-256, FIC non lo estrae direttamente, però avendo il file lo possiamo anche calcolare manualmente dal nostro file system. La domanda successiva invece richiede di trovare tutti i domini per il quale scatta quella particolare firma di Suricata. Quindi torniamo su Suricata. Filtriamo per questa firma. Andiamo ad aggiungere tutti gli IP. Vediamo che gli IP sono soltanto due. Quindi andiamo a inserirli nella nostra ricerca. E vediamo in tutti i dati di Zeek quante connessioni sono state effettuate. Filtriamo per Zeek. È tutto traffico HTTPS, quindi concentriamoci sui log di Zeek SSL. Andiamo ad aggiungere gli IP.
sono sempre utili e anche lo stname. Guardando il server name, cliccando su Visualize per essere sicuri di vederle tutti, siamo andati a individuare i quattro domini contattati. Controlliamo. E sono esattamente questi quattro domini. L'ultima parte non è possibile visualizzarla perché noi stiamo usando le firme ET, ET Open, quelle gratuite, mentre quella firma è un ET Pro, che appartiene alle firme a pagamento. È possibile comunque andare a inserire i nostri indicatori su VirusTotal o su un'altra piattaforma di intelligence come la piattaforma di Certego, Intel Owl.